continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. E oggi siamo in Veneto, in una delle città più spettacolari probabilmente del Veneto. Adesso Lady ci dirà dove siamo. Siamo a Montagnana, siamo per fare l'ingresso alle mura. È una città, faremo poi il giro della cinta muraria completamente. Caratteristica di questa città è che, come Lucca, ha la cinta muraria completa, che poi andremo a visitare, giusto? Giusto, giusto. La giornata, come potete vedere, piacevole. Esatto. Siamo a metà marzo, quasi alla fine, quindi adesso cominciare a dire giornata tiepida comincia a essere ovvio che le giornate devono essere tiepide. È stato un febbraio caldissimo, arriverà anche la pioggia. Vabbè, godiamoci la giornata. Godiamoci questa giornata nel frattempo. Proseguiamo nell'esplorazione della cinta muraria. Seguiamo la cinta muraria perché ovviamente poi tra un po'. Percorso che costeggia tutte le mura, anche se alcune zone, effetti, come possiamo vedere, sono proprietà privata. Molto bella Montagnana, molto colorata, solare oggi, beh, giornata così. Peccato che per certi versi ci oscura un pochino la vista il mercato, però da calore, da movimento, da vita finalmente, da vitalità. Purtroppo nella chiesa non si può entrare perché c'è la messa e fino alle 2 non si entra. E vabbè, pazienza. Palazzi quasi veneziani, vabbè, siamo in Veneto, provincia di Padova, e sicuramente l'influenza è decisamente quella veneziana. Ok, guardate che bellezza questo palazzo. Proseguiamo l'escursione per i Vidi Montagnana, andiamo alla piazza principale e ci ricolleghiamo all'altra parte della cinta muraria. Usciamo da un'altra porta, dalle finestre è un po' più complicato. Fa riscontro la porta, come è giusto che sia, e siamo fuori. Porta Vicenza, rientriamo dentro la cinta muraria. Passeggiamo tutte le casette colorate. Guardate qua, di Montagnana è veramente bellissima. Guardate le casette colorate, una diversa dall'altra. Poi vabbè, è cambiato un po' le cose, però di solito nei posti dove ci sono le case colorate significa che c'è la nebbia che induce a colorare le case per poterle vedere
pochino meglio rispetto a... alla coltre nebbiosa, però è anche vero che magari è soltanto perché è culturalmente bello avere le case colorate. Le case si riapre, la città muraria. Peccato per le macchine parcheggiate che disturbano. Sono le campane ed è un'atmosfera decisamente da domenica mattina, di pace, di tranquillità, di quelle che si va a mangiare dai parenti, che ci si rilassa. Veloso sterrato che continua, strada lungo le mura. Peccato che ci sono macchine parcheggiate, ma d'altra parte, da qualche parte vanno pure parcheggiate. E mentre Lady comincia a sentire i morsi della fame, visto che sono mezzogiorno e 10, noi continuiamo il nostro giro che ci avvicina ovviamente al ristorante. Vedete Lady che si sta allungando. Colori bellissimi oggi finalmente, dopo una settimana di sabbia sahariana che rendeva il cielo velato e arancione, finalmente c'è il sole, anche se servirebbe altro. Vabbè. La città muraria, quella che stiamo vedendo adesso, risale al XIV secolo. Questa degli alberi, che è questa rocca che abbiamo qua davanti a noi, fu edificata tra il 1360 e il 1362. Presentissima, appunto, essendo totalmente e integralmente conservata. Faccia soddisfatta di Lady perché la giornata è bellissima, il posto è bellissimo e stiamo per andare a mangiare, più soddisfatti di così. Entriamo nel centro di Montagnana. Bellissima, devo dire comunque, a parte tutto, che è veramente molto bella, sia la parte esterna, perché le mura sono integre, suggestive, sia la parte interna con le casette colorate in puro stile veneziano. Questa è l'osteria che ci aspetta. 10 minuti poi andiamo, perché là non si tiene più. Proprio sotto la rocca, in effetti si chiama osteria La Rocca. Ok, dopo aver soddisfatto palato, non so, palato, adesso facciamo una veloce escursione a vedere se riusciamo a entrare dentro la basilica, se no riprendiamo il nostro itinere verso la prossima destinazione, che è andiamo ad est. Ad est.
non a nord, non a sud, non a ovest, ma a est. È un battutone. La chiesa riapre alle 2:30, neanche degli uffici pubblici, e vabbè, noi continuiamo il nostro giro. Sembra la porta principale d'ingresso alla città. Intorno alla cinta muraria montagnana si inizia a vedere la primavera, bellissima. Ecco qua, vediamo la prospettiva di buona parte della cinta muraria di montagnana. Con lei che vuole scendere per forza nel prato. La bellissima successione di torri. Thank you.
finisce da dove abbiamo iniziato, dalla porta 20 settembre. Salutiamo Montagnana e riprendiamo il nostro cammino. Ciao! Ciao! E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.